Foti continua a usare toni trionfalistici sulla vicenda dogana quando invece farebbe bene a fare un bagno di umiltà e ad ammettere tutti gli errori che ha compiuto. Franco Festa del Comitato Salviamo la Dogana commenta così la notizia che il Tribunale ha dato l'ok ok al Comune per l'immissione in possesso prevista per il 24 gennaio. Io so soltanto che la procedura di esproprio che, parte, che è partita il 6 dicembre è la stessa identica procedura che era stata messa in piedi un anno e mezzo fa ed è passato un anno e mezzo per raddrizzare una procedura. Che era partita col piede sbagliato. È l'ultima speranza a cui dobbiamo appigliarci, altrimenti, se si andrà all'asta, avremo consegnato la dogana ai privati e avremo decretato il fallimento di questa amministrazione. Dopo una sequenza straordinaria e infinita di errori, eh, di sottovalutazioni, di, so, mh, eh, come dire, di, proprio di mancanza di capacità di gestire un procedimento amministrativo, noi speriamo che questa possa essere la volta buona. Ho dei dubbi o delle perplessità che possa capitare, ma noi non abbiamo altro, come dire, la speranza è diventata un obbligo, è una necessità, perché è l'ultima necessità, è l'ultimo eh, spazio che abbiamo di fronte da gestire, perché l'altro spazio è la messa all'asta all della dogana, che è un'altra storia, non è una la storia. Eh, come dire, le verrebbe sancito un fallimento che non è per ripeto nostro ma è dell'amministrazione pubblica.